Bella raga, tempo di ferie, la gente normale va al mare. Anche io e Uslo siamo andati al mare. Siamo andati a Finale Ligure ad agosto perché volevamo un po' scalare. Meteo inclemente, però qualcosa siamo comunque riusciti a fare. Fai i miei film, io voglio i diritti. Voglio i diritti. E poi ti do i diritti di rispondere alle tipe nei commenti. Alpinisti che vanno verso il mare. Tradizione vuole che ci sarà del disagio. Bella raga, sono Ciri 95. Forse mi avrete visto in video quali Nuovo ragazzo, gli piace scoprire, non so, esperienze cose interessanti, interessanti. Dal vicino di oppure casa chiama l'idraulico, queste cose qua. e molto altro ancora. Oggi ci stiamo dirigendo verso Finale Ligure. Infatti siamo già a 9 lingue. Siamo già a Novi Ligure, Che che è in bello. Piemonte. Greg ci fa: venite pure che di posto ce n'è quanto ne volete. Probabilmente stanno per bere. Non sappiamo che vi andremo a fare. Siamo bene. E dai, bella raga. Prima di proseguire col racconto, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui miei canali social per rimanere sempre aggiornati. Ogni qualvolta un nuovo video farò qualcosa di nuovo, nonché a fare un giro sul sito di DF Sport Specialist che mi sta aiutando a realizzare questi video. Ma veniamo a noi. Partenza martedì 16 agosto senza sapere cosa andare a fare. Mi sembra giusto così. Tanto lo decideremo lungo il tragitto. Fatti così è stato. Abbiamo optato per il primo giorno andare alla Rocca di Perti a scalare, una via lunga. Già fatto Ordinanza, vedere il fisico. quindi non sappiamo cosa fare, nel dubbio camminiamo. Tanto fa fresco. Tanto fa fresco, esatto, quindi abbiamo vinto 2 km omaggio in teoria. La situa è questa, io sono già denudato, pezzato, schifato, no, non è vero, e nulla. Cerchiamo primo avvicinamento sulla via nel finalese. L'idea iniziale era di fare Consolando Consuelo, non abbiamo trovato l'attacco, abbiamo optato per la via Pantarei, una via di circa 6A. Spittata praticamente quasi sportiva, dove la chiodatura non è vicina, si riesce a integrare benissimo con la miriade di clessidre. Devo dire che come primo approccio della roccia finalese, cioè io sono rimasto colpito. Roccia veramente spettacolare. Da quello che ho capito, sono posti con quella roccia ancora più bella, non li ho visti, ma se questa mi è piaciuta così, non oso immaginare gli altri, smatto del tutto. Roba da spaccarsi le mani, cioè ho le dita devastate, finito la pelle in 3 giorni. Però veramente bella. Anche la via, per quanto sia una via sportiva, comunque orientata a nord, non abbiamo patito più di tanto il caldo se non nell'avvicinamento. Ovviamente non è una vera ragliata se non sbagliamo l'avvicinamento. Infatti abbiamo attaccato al di sopra del famoso camino che invece Attacchiamo è la via caratteristico della via, Pantarei. perché semplicemente ci sono sasso appoggiato, siamo risaliti sul sasso. Quindi siamo partiti direttamente dalla paretina verticale di 5B del primo tiro per arrivare poi alla sosta poco più sopra. Speriamo! Speriamo davano alle 3 al temporale. Il secondo tiro inizia già con un bel passo atletico per poi continuare su placche da proteggere con una clessidra e arrivare a un dietro poco sotto la S2. Anche questo dietro devo dire non male. Minchia! No, una vasca! Comunque è proprio bella la roccia, figa.
Tiro 3 che prevede un piccolo trasferimento nel bosco verso destra per poi risalire un dietro grigio abbastanza di forza, poi proseguire ancora per altre placche fino alla sosta alla base del quarto tiro. Senza piedi mi sono tirato su. Che è il tiro chiave della via, pone sul menu un passaggio di 6A. Devo dire, rispetto alla sosta ci si sposta sulla sinistra, non si sale dietro dritto davanti, e c'è questa piccola paretina, due resinati, che in due movimenti si conclude. Però due movimenti da pestarli dentro e ti brucia le mani direttamente. Già lì avrete la pelle devastata, almeno così è stato per me. Segue un traverso con un primo passo abbastanza delicato verso sinistra per fare sosta poi sotto un albero. Bellissimo anche qua, cazzo! Di lato, piede sinistro altissimo. Quasi in mano, ok. E devi uscire proprio tutto in là poi quasi. Essere decisamente più facile. Non appoggiare proprio in pieno sul tronco perché sballa. Da qui un ultimo tiro di 5C depone in cima alla rocca di Berti. Ombre, sulla destra ce n'è uno, Ale, prima via finalese. Grazie. Sì, va che qui era molto più ammanigliata, zi. Boh, a me sembrava... Prima via nel finalese. Provatissimi. Pantarei. Minchia. Dai, figata, veramente. Scorso. Bellissima via. Roccia spettacolare. Ma neanche troppo caldo. Adesso arriva il temporale. Via molto bella, quindi che se vi capita di passare di lì, vi consiglio. Comunque tenete conto, difficoltà obbligata 5B, 5C. Ma la chiodatura è buona, non so, secondo me se ne avete vale la pena provarla. Sicuramente stiamo parlando di Plaisir. Come ho letto in diverse guide, a finale si va a giocare, così come è sempre stato nella storia, l'arrampicata finale. E noi abbiamo giocato. Siamo diretti poi a dormire al Base Camp Cucco, che si trova lì vicino alla base della falesia del Monte Barro. Giorno 2, appena svegli, meteo spettacolare, ci
ci troviamo al Base Camp Cucco. E nulla, oggi andiamo al Brick Pianarella a scalare, a pigliare altre sberle come al solito. Posto che vi consiglio, qualora doveste andare lì a scalare, perché ci sta. Campeggio tutto dedicato al mondo dell'outdoor, i gestori veramente gentilissimi, che tra l'altro hanno anche in mano il bar dove puoi andare la mattina a far colazione e la sera a bersi la birra dopo aver scalato. Dal secondo giorno di tre è iniziata la disfatta. L'idea era di andare a Pianarella a scalare l'imparilotta tra il Conte di Montesordo e il Rago Sanguigno. Credo di averla detta giusta, ma non sono sicuro. Eccolo il marchio. Dei due. Il marchio della Beast. Oggi andiamo a fare l'imparilotta tra il Conte di Montesordo e il Drago Sanguigno, me la sono ricordata, al Brick Pianarella. Niente, andiamo a vedere com'è anche di qui. Altro posto classico del finalese. Riusciremo a perderci anche oggi? Dopo essere saliti per metà del primo tiro e esserci ricalati per via della pioggia, appena ha smesso di piovere abbiamo riprovato il primo tiro. Uscendo poi di nuovo nel bosco per un altro battirun che è venuto giù, al che completamente sconfitti siamo andati via dalle balle a farci un giro fino al borgo, cittadina molto bella devo dire, per poi ripiegare nel pomeriggio andando alla falesia del Priore a fare un po' di arrampicata sportiva. Non pioveva tantissimo, devo dire che i tiri che abbiamo provato noi, che partivano tutti in strapiombo, erano abbastanza asciutti. Mi ha fatto un 6A più di scaldo, dopodiché mi sono incarognito su Tartufon, che è il tiro di 6B col passo chiave molto strapiombante, esce fuori la pancia, bisogna rimontarla fuori da scalare dentro questi buchi. Dopo tipo 4 tentativi sono riuscito finalmente a chiudere, quindi anche il mio 6B finalese me lo sono stampato. Cazzo, è duro! A questo punto ha ripreso a piovere dannatamente e non c'era più un cazzo da fare. Poi, ovviamente siamo fortunatissimi. Fortunatissimi, tanto che... Tanto che piove, tanto per cambiare. Siamo alla falesia del Priore, siamo scassati malissimo. Ma non siamo alla falesia dei frati. No, questo è il Priore, i frati li abbiamo sbagliati. Tanto per... Abbiamo sbagliato un po'. Dopo andiamo a cercare i frati, tanto che piove. E niente, abbiamo cercato di stampare qualcosina. Qualcosa abbiamo fatto schifo. Abbiamo stampato la nostra schifezza sulla roccia. Abbiamo quindi optato per ritornare a ubriacarci, andare a mangiare al ristorante la sera. Sembra tutto chiaro e coerente. Ultimo giorno, se il buongiorno si vede dal mattino, è stata proprio una giornata di merda. Tutta notte a diluviare. Stress test per la tenda della Ferrino, non è passato un goccio d'acqua, quindi... Ottima tenda, non proprio indicata per il camping, visto che eravamo dentro in due, tipo accrocchiati così. Però se lo becco in montagna, un battirun del genere, so che posso star tranquillo. La mattina siamo corsi al bar a far colazione alle 8:30, ci siamo alzati alle 11:30, per darvi un'idea, che diluviava ancora, quindi abbiamo deciso, andiamo fuori dalle balle, monti alla tenda, andiamo a mangiare qualcosa fino al borgo, fare shopping, c'ho le mani bucate, e guarda caso, venendo via, ha iniziato a comparire il sole. Arrivati a Varigotti, praticamente sole che splendeva. Cosa fai? Non ti fermi a provare qualche deep water solo al settore Dancing Dalle? Non ci ho capito bene o male come funzionava, e sono sincero, nel senso che a un certo punto ho pure trovato degli spit, probabilmente non era così deep water solo.
Però vabbè, ho provato questa linea di 5B di tipo 15 metri, che mi ha fatto un po' riflettere sulla situazione. Non sono così sicuro di aver fatto deep water solo. Se qualcuno di voi mi sa rispondere a questa domanda, ne sarei così felice. E non mi sento di consigliarvi di andare a farlo a questo punto, perché anche solo l'accesso per arrivare alla base dei tiri, o ci arrivate in canoa o dovete disarrampicare dal lato della parete e traversare. Manca disarrampicata e il traverso prima di salire non sono così banali. Secondo me è già lì era deep water solo. Sopra mi sa che deep water mancava ed era rimasto solo, perché 15 metri forse sono un po' tanti a mio parere. Poi non so, sono stato pirla io, lo ammetto. Comunque questa è stata la nostra vacanza sfigata a finale Ligure. Spero questo autunno, primavera o inverno, adesso vediamo, di tornarci altri weekend, perché secondo me è un posto che merita. Cioè, adesso è lì segnato tra i posti da frequentare. Magari vi porterò qualche altro contenuto girato lì a livello di arrampicata sportiva, che anche di vie lunghe, perché devo dire che secondo me anche per lavorare un po' sul grado è un ottimo posto. Anche per oggi è tutto, io spero che abbiate gradito il video. Se così è stato, condividetelo con i vostri amici, lasciate un bel like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga.